Non voglio te fare il giro pizza del corso. Ancora tu? No, no. Ah sì? Sono stanco, quindi stai qui. Allora, siamo pronti per la lotteria? Più o meno? Ah, gli ultimi acquisti, ok, sono le offerte speciali adesso con gli ultimi biglietti, quindi approfittate. Allora, nel frattempo, Andrea, vieni qua, fammi compagnia sul palco, che se no sto facendo one man show, non va bene. Andrea del Castello, un grande amico di Roccaraso. Non so come definirlo perché fa di tutto, quindi scrittore, musicologo, romanziere, boh, non lo so, dimmi tu qualcos'altro. Socio di Abruzzo Nomade, che ovviamente è la cosa più importante. Ha collaborato con noi in tanti eventi di quelli che abbiamo fatto, con occasioni molto importanti, insomma, con la presenza anche della famiglia Pantani, di Rosanna Fantuzzi, l'Associazione Augusto per la Vita, quindi tante cose che abbiamo fatto insieme che noi ricordiamo con molto piacere, penso anche lui. E diciamo che nel frattempo che ci prepariamo per la lotteria, volevo anche dirvi che tra i concerti che vi ho detto prima dei Nomadi in Abruzzo, in particolare giovedì 22 agosto in Piazza Garibaldi a Sulmona, ci sarà il concerto dei Nomadi e anche la prima convention degli abruzzesi nel mondo col titolo Alla ricerca delle radici. E il concerto è organizzato dall'associazione Un giorno insieme di Sulmona, di cui abbiamo qui il presidente Vincenzo Bisestile, grande amico, anche con lui facciamo tante iniziative. E diciamo il ricavato della lotteria che lui durante l'anno propone con tutti questi eventi musicali andrà a sostegno del reparto di ortopedia dell'ospedale di Sulmona, quindi anche in questo caso la musica unita alla beneficenza, che è quello che a noi piace di più. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta streaming in Mondovisione, poi diciamo condivideremo i canali sulla nostra pagina Facebook appena saranno ufficializzati. Comunque ricordatevi, giovedì 22 agosto i Nomadi a Sulmona, ingresso libero, quindi più siamo e più ci divertiamo con la musica dei Nomadi. Ti passo la parola, dici qualcosa anche tu. Buonasera a tutti, anche da parte mia, grazie, grazie Diego, grazie a tutti. Sì, abbiamo fatto tantissime cose insieme, sono state tutte belle e importanti, quasi sottinteso dire che il piacere è reciproco rispetto a quello che dicevi prima. Siccome Diego sa che io spesso do i numeri, mi ha invitato a presentare insieme la lotteria. Dopo di questo è il ventilatore, a me fa l'effetto contrario. Ho dato una sbirciata ai premi ed è un piatto ricco, quindi immagino che i fortunati vincitori saranno di certo contenti. Mi viene da ridere, visto che ho preso diversi biglietti, cioè poi dico io, diventa una presentazione autoreferenziale. Cioè qua li devi andare a prendere, perché sennò poi non li puoi controllare. Vai a prendere, vai a prendere. Io ho 36 nel mezzo. Ok. Oh, datemi qualche cenno che io non vedo niente qua con le luci in fronte, quindi... No, facciamo un'altra canzone nel frattempo. Allora, ci sono ancora dei biglietti, c'è qualcuno che vuole ancora acquistare? Alzate le mani e passano subito. Eccoci, vediamo un po' i vincenti così li togliamo dalla cassa. Bravo, bravo, mi raccomando. Allora, anticipo una presentazione della prossima che poi faremo dopo la lotteria, però me l'hanno detto, ho sentito una voce in giro qui, quindi anche perché mi ricordo che l'abbiamo cantata insieme alla festa di 10 anni l'anno scorso e devo dire che mi hanno boicottato perché hanno messo una sciarpa davanti alla telecamera, manco mi vedo mentre canto, quindi no, quest'anno no, dai, ho detto che era la prima e l'ultima volta che l'avrei cantata sul palco, poi me la canto in macchina. Però hai detto che ci sono gli amici di Anima Nomade, così abbiamo pure il piacere di conoscerli.
E se vogliono venire. Dai, venite, venite, se venite. Vogliono venire. Giuseppe, dai. Paola, Giuseppe. Quest'anno mi devo preoccupare a fare scuola. Perché negli ultimi mesi sono organizzata questa sorpresa a tutti. Quest'anno forse mi tocca anche a me. Fatto benissimo, tu, non ho capito. Come vuoi? Sei atletico. Vieni, 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 vieni. Anche loro recentemente hanno fatto una bellissima iniziativa di beneficenza all'Aquila, a cui ho partecipato con molto piacere. Piacere. Ricordando Augusto e Dante dei Nomadi. Una bellissima serata con un loro concerto e tante altre cose, pensieri, parole e soprattutto beneficenza. Ciao Giuseppe, ciao Paola, vi lascio la parola anche a voi se volete dire qualcosa. Parla bene, parla bene. Okay. Buonasera, sono io perché lui non sa se può arrivare. Noi veniamo dall'Aquila, io che l'assisto con la tribù bella Roma Nomade nell'organizzare qualche evento beneficenza, sicuramente non così numeroso, però cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa di buono, ci proviamo. Grazie a Diego della sua partecipazione costante. Quando posso, quando posso. Sicuramente faremo in futuro qualcosa insieme anche, quindi grazie a voi della presenza. Io ci tengo a nome della band ringraziarvi perché fare la musica dei Nomadi non è molto facile, non è molto semplice, ci porta a venderla ancora di più. La musica dei Nomadi unisce band, unisce musicisti e questa è la cosa più bella che sono riuscito a fare secondo me in questi 61 anni di attività. Hanno creato molte comitive, molti gruppi, sia non solo di solidarietà, proprio in generale di musicisti, di amici che condividono le stesse canzoni. E io faccio questo da più di 10 anni ormai, grazie a Dio con loro, e ho avuto l'onore di condividere il palco con tanti musicisti, tanti tributi, tante cover, è stato sempre fantastico ed aggiornarlo con voi per me è un grande onore, quindi è un piacere stringerti la mano e ragazzi. Buona musica, sì. Paolo li suoni. Se ce l'hai nel cuore, Nomadi li suoni, altrimenti. Buona musica. Tutti voi saluta il primo collettivo e spero che faremo qualche evento insieme e noi non veniamo l'ora di condividere con voi il palco. E questo è anche lo spirito di Abruzzo Nomade, lo sapete, quindi quando volete. Grazie ragazzi. A presto.